Parliamo di equazioni confrontando la quantità di bicchieri e vasetti di marmellata a destra e a sinistra del segno uguale. Abbiamo questa equazione. 4 bicchieri e 2 vasetti pesano come 3 bicchieri e 5 vasetti. Dobbiamo scoprire quanto pesa un bicchiere rispetto ad un vasetto e, messo così, il problema non è semplicissimo. Vediamo quindi di risolverlo in maniera più elementare. Bene, qui abbiamo una bilancia. Da questa bilancia mettiamo da una parte 4 bicchieri, dall'altra parte 3, poi mettiamoci dei vasetti di marmellata piccoli e questi da quest'altra parte. Ci poniamo il problema di questa uguaglianza. Ciò che sta a sinistra è uguale a ciò che sta a destra. In questa bilancia a piatti noi sappiamo che vi è un equilibrio nel momento in cui il peso di ciò che sta a sinistra è uguale al peso di ciò che sta a destra. La quantità di bicchieri che abbiamo tra sinistra e destra e quella di marmellata che abbiamo sinistra e a destra fa sì che questa situazione sia una situazione di equilibrio. Il primo principio di equivalenza mi spiega che io posso togliere a sinistra e a destra la stessa quantità di oggetti, cioè la stessa quantità di numeri, e che l'equilibrio rimane tale, cioè questa bilancia, questi due piatti di bilancia rimangono in equilibrio. Se io tolgo una marmellata e un'altra marmellata, questa quantità rimane in equilibrio. Così anche se io tolgo un bicchiere e un bicchiere da quest'altra parte. Noi stiamo semplificando il problema di questa equazione. In questa equazione vogliamo scoprire quanto pesa un vasetto di marmellata rispetto ad un bicchiere. Continuiamo a togliere la stessa quantità e la stessa quantità, quindi siamo ancora in equilibrio. Togliamo un'altra volta ancora un bicchiere e un bicchiere, siamo ancora sicuramente in equilibrio. A questo punto ci possiamo permettere, per rimanere ancora in equilibrio, di togliere ciò che sta da questa parte e da questa parte, cioè possiamo togliere ancora un vasetto di marmellata da entrambe le parti e finalmente siamo riusciti a risolvere la nostra equazione. Un bicchiere vale come 3 vasetti di marmellata. Possiamo anche tornare indietro, metto un bicchiere e un bicchiere, una marmellata e una marmellata. Posso continuare ad aggiungere a sinistra e a destra le stesse quantità e sicuramente questa equazione rimane valida, cioè la nostra bilancia rimane in equilibrio. Tolgo, aggiungo, aggiungo ad entrambi, aggiungo ad entrambi e ancora una volta aggiungo ad entrambi. Sta a me ora decidere per risolvere l'equazione chi cominciare a togliere. Posso togliere 3 bicchieri e 3 bicchieri in un colpo solo. Posso decidere di togliere questi 2 vasetti di marmellata e 2 vasetti di marmellata in un colpo solo. Sicuramente la situazione è ancora in equilibrio, quindi scopriamo che un bicchiere vale come 3 vasetti di marmellata. Se chiamiamo B il bicchiere e V il vasetto, allora possiamo scrivere in simboli questa equazione. 4B più 2v uguale 3b più 5v. Grazie al primo principio di equivalenza, togliamo a sinistra e a destra, in colore verde, il valore 2v, 2 vasetti. A questo punto rimangono 4 bicchieri che sono uguali a 3 bicchieri più 3 vasetti. Togliamo a questo punto anche i 3 bicchieri, sia a sinistra che a destra, per lo stesso principio di equivalenza. Rimangono a questo punto un bicchiere corrispondente al peso di 3 vasetti. E in questa maniera abbiamo risolto il nostro problema. Osservando bene, possiamo vedere qual è la conseguenza di questo primo principio di equivalenza. Possiamo spostare il più 2v che si trovava a sinistra e portarlo a destra facendolo diventare meno 2v in colore verde. E il 3b che si trovava a destra lo possiamo portare a sinistra cambiando anche il suo segno e facendolo diventare meno 3b.